Il ministro Nordio ha ribadito l'impegno del governo Meloni per una giustizia più rapida, più efficiente, ha confermato che continueranno ad essere usate le intercettazioni per i reati gravi come naturalmente criminalità organizzata e terrorismo. I successi che già stanno arrivando incoraggiano a proseguire su una strada per il bene della nazione. Gli ambiti avranno delle modifiche rispetto alle regole sulle intercettazioni? L'attenzione sarà soprattutto ad evitare che persone, a volte neppure coinvolte nelle indagini, nel senso non oggetto di indagini, si vedano proprio conversazioni del tutto private pubblicate su giornali e ascoltate in giro. Bisogna usarle dove servono, sono uno strumento prezioso, sono state usate anche per l'arresto di Matteo Messina Denaro, ma non possono finire per danneggiare persone che sono del tutto innocenti e neppure indagate.